Dalle 15 lo spoglio nei 14 comuni molisani chiamati ieri ed oggi al voto, 9 in provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia. Prevedere, anziché reprimere fenomeni di degrado sociologico, analisi dopo l'aumento delle violenze sugli operatori del settore sanitario. Rivendita di autovetture abusiva e indebita percezione del reddito di cittadinanza, denunciate dalla Guardia di Finanza di Lanciano 2 persone. Calcio di Serie D allo Stadio Aragona di Vasto, il Termoli sovrasta i padroni di casa per 2-1, salvezza per i giallorossi che condannano gli abruzzesi alla retrocessione. Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione. Apriamo parlando di elezioni, 14 comuni molisani chiamati al voto, 9 nella provincia di Campobasso, 5 in quella di Isernia. A rinnovare l'amministrazione Larino, Ratino, Salcito, Campochiaro, Vinchiaturo, Guglionesi, Ripabottoni, Macchia Valfortore, Montorio Nefrentani, poi Venafro, Sessano del Molise, Castel Pizzuto, Montaquile e Belmonte del Sannio. Alle 15 la chiusura dei seggi, mentre alle 23 di ieri domenica ha registrato una maggiore affluenza di votanti nella provincia Pentra, con più della metà degli aventi diritto recatisi alle urne, con una percentuale media del 51,56%, del 45,06% l'afflusso nella provincia di Campobasso, sempre alle 23 di ieri. Le violenze sugli operatori del settore sanitario aumentano di anno in anno. I fenomeni di degrado sociologico possono essere affrontati prevedendo anziché reprimendo. Guardiamo le interviste. Nelle strutture sanitarie si combinano violenza istituzionale, gestionale, fisica, psichica e sociale. Coloro che lavorano con coloro che vengono lasciati in disparte a causa di età, polipatologia o povertà devono affrontare una sfida enorme. Per quanto riguarda il SERD, il servizio dipendenze patologiche, il paziente tossicodipendente può essere in uno stato di alterazione e quindi pericoloso, ma ci sono degli aspetti di maggiore criticità su cui va puntata l'attenzione, ed è per esempio quello del paziente, dell'autore di spaccio non tossicodipendente, quindi non paziente, che quindi non gode dei benefici di legge per l'autore di spaccio tossicodipendente, quindi mette in atto tutti gli stratagemmi, tutti i magheggi per essere riconosciuto tale tossicodipendente, e spesso passa alle minacce, alle vessazioni, alle rappresaglie. Oppure per esempio il paziente a cui è stata ritirata o sospesa la patente, noi ci troviamo a dover tutelare la collettività, a non incorrere in un reato di falso ideologico. Intanto il paziente preme per certificazioni compiacenti, ci troviamo alle strette appunto in pericolo. Nel 2020 David Di Lello, dirigente medico del reparto di rianimazione del Veneziale di Isernia, è stato vittima di un'aggressione durante lo svolgimento del proprio servizio. Più che parlare, diciamo, della mia esperienza personale, che comunque posso dire è stata mortificante per chi ha intrapreso una professione che, pensando di poter aiutare gli altri, vorrei che altro sottolineare quello che è diventato un vero e proprio fenomeno sociologico, in quanto dai dati dell'INAIL, quindi dai dati di violenze come dire, accertate, nel triennio 2019-2021 in media ci sono state 1600 aggressioni all'anno, quindi se facciamo due conti più di 4 al giorno. Quindi quello che soprattutto penso in questo momento, in ricordo della collega purtroppo deceduta, è importante fare, penso sia soprattutto prevenire, tanto che i fenomeni sociologici di degrado sociologico possono essere affrontati molto meglio prevenendo piuttosto che reprimendo.
Questo che significa? Significa che occorre investire in risorse finanziarie, risorse umane nel servizio sanitario pubblico, in quanto probabilmente noi siamo diventati la valvola di sfogo in molti casi dei pazienti che non trovano risposte che loro ritengono adeguate. Reati di falso in atto pubblico determinato dall'altrui inganno, truffa aggravata ai danni dello Stato ed indebita percezione del reddito di cittadinanza, denunciate due persone. La Guardia di Finanza di Lanciano ha scoperto un commercio di autovetture totalmente abusivo esercitato da un campano che aveva intestato ad un connivente prestanome 70 mezzi ceduti ed utilizzati da terzi, compresi pluripregiudicati, spesso per compiere fatti delittuosi inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. Sequestrate 40 carte di circolazione e disposta la cancellazione d'ufficio dei 70 veicoli. Entrambi i responsabili inoltre percepivano indebitamente il cosiddetto reddito di cittadinanza, arrecando un danno per l'erario quantificato in oltre 35.000 euro, segnalato l'illecito all'INPS per la revoca del beneficio e il recupero delle somme non spettanti. Non soltanto la sanità negli impegni di cittadinanza attiva, ma anche la giustizia riparativa e il ruolo della comunità, tutti argomenti trattati in un convegno a Campobasso. L'impegno dei volontari di cittadinanza attiva si va facendo sempre più ampio. Sono infatti numerosi i campi di intervento che non si limitano solo e soltanto alla difesa della sanità pubblica e della tutela della salute per tutte le persone, ma si allarga anche al campo della giustizia riparativa e naturalmente al ruolo che nel caso deve assumere la comunità. Noi come cittadinanza attiva e assieme a tante altre organizzazioni del Forum Nazionale del Terzo Settore stiamo facendo già un grande lavoro di diffusione proprio della cultura della giustizia riparativa, perché anzitutto quando si parla di giustizia riparativa si parla anzitutto anche, diciamo, di un fatto culturale, insomma, quindi di un cambio di prospettiva rispetto alla visione della giustizia che deve in qualche modo appunto riguardare un po' tutti i cittadini, insomma, e naturalmente ciascuno con il proprio ruolo ed a titolo diverso appunto può in qualche modo partecipare, insomma, e contribuire a questi percorsi. Quindi sicuramente le iniziative di formazione e di informazione, soprattutto in questa fase, che è una fase in cui ovviamente si dovrà dare gambe anche appunto alla riforma Cartabia e tutte le novità che sono state inserite per implementare proprio i percorsi di giustizia riparativa, è fondamentale, insomma, così fare tanta formazione ed informazione ai cittadini. Noi facciamo la nostra parte. Sicuramente quando si parla di giustizia riparativa in particolare si fa riferimento a percorsi che hanno a che vedere proprio appunto con le pratiche, quindi è qualcosa appunto che va, diciamo, messo in pratica e, come dicevo prima, insomma, ciascuno deve fare la propria parte, insomma, perché questa così visione diversa della giustizia effettivamente possa funzionare. Quindi appunto serve certamente il contributo di tutti e i convegni sono un pezzo che riguarda più che altro appunto la sensibilizzazione e l'informazione. Tutto il resto passa appunto attraverso le pratiche, la volontà e la disponibilità di tutti, soprattutto appunto sui territori, per ciascuno dare un contributo. La imponente iniziativa sulla crisi del sistema delle cure e del principio di equità nel Paese e nel Molise. Dialogo tra numerosi professionisti provenienti da ogni parte d'Italia. Nel Paese, e in particolar modo nella nostra regione, esiste da tempo una crisi profonda della tutela della salute, che mostra un lato, per tanti versi, abbastanza negativo, quello del sistema delle cure e della difficoltà del principio costituzionale dell'equità. Il convegno dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Campobasso, nella diffusa opinione dei relatori, condividendo le difficoltà di ogni territorio, ha cercato la comunicazione migliore con le istituzioni, che spesso mostrano una grossa distanza di intenti organizzativi con gli operatori sanitari.
La distanza c'è purtroppo, si evidenzia, noi la evidenziamo già da un po' di tempo come operatori, ma proprio perché siamo attenti pure a quelle che sono le esigenze proprio dei nostri pazienti. E noi l'abbiamo più di una volta denunciato, diciamo, alle istituzioni, il fatto di poterci incontrare, di poter in qualche modo interpretare quelle che sono le necessità. Abbiamo sicuramente un momento particolare in cui ci sono molti soldi che arrivano per cercare di riorganizzare il servizio, ma sono legati soltanto alle strutture e non al personale, e la medicina purtroppo ha bisogno delle persone, cioè il capitale umano è indispensabile. Quindi questo fatto adesso in qualche modo ci mette nelle condizioni in cui se ci si siede al tavolo forse delle soluzioni le possiamo trovare, altrimenti chiaramente il problema è che ci stiamo rischiando di perdere il servizio sanitario nazionale. Anche il tema del congresso, l'equità, il fatto di dare l'universalità a tutti quanti è un fatto importante, noi in Italia lo abbiamo e rischiamo di perderlo e sarebbe una grave perdita, specie in un momento così grave, in un momento economico molto, molto difficile che stiamo vivendo. La sanità non è malata, io voglio dire che gli stessi operatori, e noi avevamo quella sanità che era una delle migliori del mondo. Ora, cos'è che sta mancando? Sta mancando appunto il turnover, quindi il ricambio delle persone, ma soprattutto l'organizzazione che non va. Ci dobbiamo sedere al tavolo, se ci sedessimo al tavolo con le istituzioni probabilmente potremmo creare una specie di piano anche Marshall, perché l'economia in qualche modo i soldi stanno arrivando, per poter insieme cercare di fare questa fase di transizione e ritornare il secondo paese migliore al mondo come sanità. Attivo e funzionale a Campobasso il centro di aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenze ed abusanti. L'accoglienza e il sostegno curati da adeguate figure professionali, tra le quali psicologi e legali. Da alcuni giorni è aperto a Campobasso un centro che si prefigge di dare un sostegno alla genitorialità e alle famiglie di minori vittime di violenze e minori abusanti. Nel centro operano alcune associazioni e cooperative sociali, offrendo attraverso validi professionisti una vera e concreta assistenza per favorire la protezione dei giovanissimi, la prevenzione del rischio di recidiva e il reinserimento sociale. Aspettavamo da tempo questa opportunità, è un'opportunità importante non solo per Campobasso, non solo per l'ambito sociale di Campobasso, ma per tutta la regione Molise. Finalmente abbiamo un centro specialistico con un'equipe multidisciplinare formata proprio per assicurare ai minori vittime di abusi e anche agli autori di reato minorenni un servizio a 360 gradi. Quindi assicureremo attraverso professionalità, psicologi, assistenti sociali, anche legali, l'accoglienza, il supporto in tutte le fasi, dalle fasi di indagine anche sociale e giuridica fino all'accompagnamento, al recupero di un benessere familiare e sociale di questi minori. La situazione sicuramente è quella che è sempre stata, fondamentalmente gli abusi accadono anche nella nostra regione, anche tra le nostre mura domestiche, quindi dobbiamo sempre tenere alta la guardia e assicurare una tempestiva risposta delle istituzioni, ma soprattutto, ecco, quello che mi preme sottolineare è una sensibilizzazione del territorio, una sensibilizzazione delle agenzie formative, della scuola, dei servizi sociali, dei medici, anche i pediatri, no? Hanno un ruolo di sentinella importante sul territorio, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Adesso sappiamo che c'è anche un centro che può essere veramente un interlocutore qualificato per assicurare protezione e interventi tempestivi sul territorio. Domani, martedì, alla Chiesa Madre di Capracotta alle 9.30, incontro per ricordare Osman Carugno, maresciallo dei Carabinieri, giusto tra le nazioni, che aiutò un gruppo di profughi ebrei tra il 1943 e il 1944. Lo scorso anno, sempre a Capracotta, gli è stata intitolata una piazzetta ed è stato inaugurato il Giardino dei Giusti all'interno della villa comunale. Ora, su iniziativa del nuovo prefetto di Isernia, Franca Tancredi, e dell'amministrazione comunale, si terrà la cerimonia in suo onore. Al sacerdote ed educatore nativo di Roccavivara, Don Bertrando Gianico, arriva a distanza di 22 anni dalla sua morte un attestato di stima dalle istituzioni. Trivento gli dedica la rampa di accesso al liceo del paese. Dotato di ampia cultura e saggezza, Don Gianico è stato un anticipatore dei tempi. Per noi Antonio Mancinella.
Professor Di Lisa, lei oggi è a Trivento per ricordare la figura di Don Bertrando Gianico. Lei, che lo ha conosciuto anche da vicino, essendo stato istitutore del convitto che venne aperto a Trivento dopo la Seconda Guerra Mondiale, quale fu la più grande intuizione di Don Bertrando Gianico relativamente alle scuole? Dunque, relativamente alle scuole fu quella che egli poi ricorda in uno scritto che noi abbiamo pubblicato, la volontà, la fermezza con la quale parlò alle autorità del suo tempo per dire: lo Stato forse non sta pensando a noi, ma allora facciamo da noi. E queste scuole, il grande complesso delle scuole triventine, è iniziato proprio da quell'atto di coraggio, di generosità. Fino allora c'era soltanto il seminario, però era un indirizzo obbligato. Dopo invece tutta la città di Trivento ha avuto la possibilità di accedere agli studi secondo la propria inclinazione, la propria vocazione, perché anche per gli studi ci vuole vocazione. Ma attenzione, che Trivento ha applicato nel mondo della scuola lo stesso spirito di sacrificio e lo stesso spirito di costanza che il contadino ha quando lavora la campagna, semina semina e ara il terreno nella convinzione di raccogliere i frutti, e sa attendere, sa coltivare e sa avere cura. È il motivo per il quale io da qui ho appreso anche la lezione di Don Milani. Don Bertrando è stato un maestro di vita, come hanno scritto, come anche noi sosteniamo. Un'altra grande intuizione di cui anche lei ha parlato è stato il mondo femminile, perché era difficile allora fare studiare per i maschi, ancora di più per le donne. Che cosa fece Don Gianico, diciamo, per l'altra metà del cielo? Ecco, Don Gianico ovviamente aveva iniziato la sua attività di professore al seminario, poi aveva tenuto, quando le scuole erano chiuse per via della guerra, nel periodo della guerra, aveva educato i giovani, e lui teneva scuola a Roccavivara proprio e a Trivento, perché qui esercitava come sacerdote. Poi ha detto: ma perché i giovani che vogliono fare i sacerdoti devono iscriversi e possono andare al seminario, e gli altri giovani invece sono costretti ad abbandonare gli studi pur avendo dote e capacità? Apriamo il convitto. Ma il convitto era a sua volta costoso, allora era necessario realizzare una massa critica, cioè accrescere il numero delle persone, dei frequentanti, dei convittori, ma anche nelle scuole private che si pagavano. Allora doveva crescere il numero, e allora pensò fortemente a questa necessità e vide l'altra faccia della luna, quella che invece dalla scuola allora era ignorata. La donna era destinata solo alla cucina, alla famiglia, ai lavori donneschi cosiddetti. Ci fu l'istituzione della formazione che riguardava finanche l'economia domestica, si chiamava allora la materia che si studiava, ma fu aperto il mondo della scuola alle donne, e questo ha permesso anche alle donne di arrivare alla conquista delle parità dei diritti. La scuola paritaria Sacro Cuore di Campobasso è stata individuata dall'ente del terzo settore Ruralità e Solidarietà, che si occupa di iniziative solidali delle regioni Abruzzo, Marche e Molise, quale destinataria di una donazione per l'acquisto di beni da utilizzare per le attività didattiche degli alunni dell'infanzia e della sezione primavera. Erbe spontanee, mangerecce tra tradizione, valori nutrizionali, mode, manie e nuove opportunità. Sarà il tema del nuovo appuntamento della rassegna Vivere con Cura, promossa dal Comune di Campobasso ed in programma domani, martedì 16 maggio, nei locali della Bibliomediateca Comunale di Via Roma. Appuntamento per le 18:15 con ingresso libero.
e nuovo intervento di disinfestazione a Termoli dalle 23.30 di oggi alle 5.30 di domani 16 maggio, raccomandato ai cittadini di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere le finestre chiuse, tenere gli animali domestici riparati, evitare di stendere la biancheria e di parcheggiare autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. Per una lotta efficace alle zanzare è raccomandato alla cittadinanza il taglio di erbe infestanti in giardini o spazi privati, evitando di lasciare contenitori come sottovasi, ciotole d'acqua per animali ed altro per più di un giorno senza ricambio dell'acqua. E ora spazio alle previsioni del tempo. Metal Impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal Impianti Boiano, info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Temporali in corso per gran parte della giornata su Molise e Abruzzo, dalla sera coperto. Le temperature odierne sono comprese fra la minima di 9 gradi a Campobasso e la massima di 19 gradi ad Isernia per il Molise. In Abruzzo si registra una minima di 8 gradi all'Aquila e una massima di 18 gradi a Pescara. Domattina ancora maltempo, caratterizzato da piogge sparse sulle due regioni, il mare Adriatico sarà molto mosso, i venti deboli settentrionali. Termoli rimonta a Vasto e condanna gli abruzzesi alla retrocessione in eccellenza. 2-1 il finale per i giallorossi molisani allo stadio Aragona. La Vastese illude i tifosi con la rete di Busetto e poi si fa riprendere e superare. Dopo 7 anni gli aragonesi tornano in eccellenza. Bravo il Termoli a crederci. Mandiamo per ordine dei biancorossi. Cornacchini manda in campo la formazione tipo e si affida un 4-3-1-2. I giallorossi di La Greca scendono in campo con un 3-5-2. Fuori per infortunio il difensore Antezza e il portiere Lombardo per squalifica. Subito tra i titolari l'ex Corcione. Partita sentita e le due squadre partono contratte al 7° primo affondo della Vastese, ma manca la precisione all'11° episodio dubbio in area giallorossa, toccato Di Nardo che va a terra, ma il direttore di gara Angelillo Di Nola lascia correre. Al 20° si vede il Termoli dalle parti di Del Giudice, ma anche qui la mira è errata. Al 26° punizione di D'Angelo dopo una discesa palla al piede fermata con un fallo, la conclusione deviata dalla barriera va alta sopra la traversa. La prima conclusione degna di nota del Termoli arriva al 34° con Carnevale che ci prova da fuori, palla di poco alta. Da qui a fine primo tempo non succede altro, si va a riposo sullo 0-0 con i biancorossi che hanno fatto qualcosina in più dei molisani. Nella ripresa subito pericolosa la Vastese, Di Nardo al quarto incrocia con il destro in diagonale ma il suo tiro è debole e strozzato. Al 18° la Vastese trova il vantaggio, De Cerchio illumina per Busetto, il numero 11 incrocia e batte Recchia, tiro non irresistibile che si stampa sul palo interno e finisce in rete 1-0 per i biancorossi. Al 27° si rivede il Termoli dalle parti di Del Giudice, conclusione deviata ma i giallorossi reclamano per un presunto tocco di mano, il direttore di gara lascia correre e concede solo angolo. Al 32° arriva il pareggio dei giallorossi con un colpo di testa di El Oazni, doccia fredda per i locali. Al 47° il Termoli passa in vantaggio con Carnevale, il numero 11 la controlla e la piazza alle spalle di Del Giudice per il 2-1 molisano. Al 49° Sansone ha sulla testa la palla del possibile 2-2 ma la mette a lato. Da qui a fine gara non succede altro, il Termoli batte la Vastese e resta in Serie D, i biancorossi retrocedono in eccellenza. Il Montenero trova la salvezza in promozione andando a vincere lo spareggio sul campo del Trivento 4-1 nei tempi supplementari in favore dei rossoblu ospiti.
Il Montenero ottiene sul campo del Trivento la salvezza nel campionato di promozione al termine di un match molto acceso che ha visto un folto pubblico sulle gradinate dello stadio di via Acqua Santi Anni. Di contro i locali, in completo giallo-blu, in formazione rimaneggiata, non riescono a reggere nei 30 minuti supplementari alle folate della formazione di Vittorio Sacchetti. A dirigere lo spareggio, tutt'altro che semplice, fischietto Lazzarini della sezione di Campobasso. Pronti via, Escarano per il Trivento indovina su calcio piazzato l'angolo più lontano dove Di Santo non può arrivare. Gioia incontenibile per i Trignini, sono trascorsi appena 6 giri di lancette. Ci impiegano poco il rossoblù a riorganizzarsi, lo fa il terzino Ramirez tra i migliori in campo con una staffilata forte ma centrale sulla quale Minichillo si fa trovare pronto. Il confronto è sempre più teso sul rettangolo di gioco. Gli ospiti a metà tempo reclamano un fallo di mano da distanza ravvicinata in area avversaria. Inutili le proteste. I primi 45 minuti si concludono con un'occasione per parte. Cirenei per il Trivento, stop e calcio al volo. La parabola della palla esce di un niente sopra la traversa. In area avversaria Pezzotta scaglia una sassata da posizione molto defilata, costretto a distendersi Minichillo. Il Montenero fa la partita, i gialloblu sono racchiusi a difesa dell'importante vantaggio in una gara di sofferenza. Al 20° si scaldano gli animi a centrocampo, ne faranno le spese Scarano e Scopa. Squadra in 10 fino alla fine della contesa. La partita continua ad essere nervosa e molto spezzettata. Al 4° minuto di recupero il Trivento è ridotto a 9 per l'espulsione per somma di ammonizioni del difensore Anthony Civico. All'ultimo respiro siamo ormai al 54°, da calcio di punizione all'interno dell'area arriva la staffilata indirizzata all'angolo da Ramirez e il pareggio che scatena la gioia del numeroso pubblico ospite. Ai supplementari la squadra di casa arriva con le gomme e il morale a terra. Il Montenero preme Ramirez e chiama ancora in causa Minichillo che si salva con i piedi dopo 7 minuti. I rossoblù completano la rimonta alla fine del primo tempo supplementare. Disimpegno errato di Nicola Di Blasio, il suo portiere fuori dai pali ed Ottavio indovina un pallonetto che termina la corsa nel sacco. Al cambio di campo i padroni di casa sono ormai sfiniti. Gli ospiti completano la giornata di gloria con altre 2 marcature. Al 6° discesa imperiosa a destra di Piccoli e un gioco da ragazzi per Daulerio a porta vuota a realizzare il 3-1. Ma non è finita. Silverio, entrato in campo da pochi minuti, sfrutta al meglio un contropiede e fissa il risultato sul 4-1 che stende la formazione del presidente Guidone e salva dalla retrocessione un Montenero rigenerato dagli ultimi acquisti che hanno rimpolpato e di molto la qualità dei risultati ottenuti nella stagione regolare. La Magnolia Basket Campobasso ottiene il passaggio alle finali femminili Under 17 di pallacanestro che si disputeranno a Pordenone in Friuli dal 29 maggio al 4 giugno. Nell'ultima gara del concentramento a Pontini, il quintetto molisano allenato da Francesco Dragonetto si è sbarazzato agevolmente anche dell'Olimpia Pesaro con il risultato di 85-39. A Jesolo si sono svolti i campionati italiani assoluti di kickboxing. Per il CUS Molise, Pucas, dopo aver superato l'eliminatoria, ha disputato una combattuta finale strappando il trofeo Italia. A Matuzio sul ring ha conquistato il 9° titolo italiano della sua carriera nel migliore dei modi. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci.